Luca, intanto come ti senti a circa 2 mesi dalla conquista di quel mondiale nei 200 dorso juniores a Dubai? Bene, diciamo molto bene. Ho iniziato subito con grinta questi allenamenti per preparare bene gli assoluti invernali, ma l'appuntamento per i primi di dicembre agli europei di Vasca Corta, dove già sono qualificato per progetto giovanile. Che gare farai e quale sarà il tuo obiettivo agli europei? Finora sono qualificato solo per i 200, magari più in là anche per i 100, non so. L'obiettivo l'anno scorso ero arrivato 20esimo, quest'anno la finale è dura, molto dura, però è un piccolo sogno. Poi ci saranno anche gli assoluti, anche quello è un tuo obiettivo? Sì, diciamo che quello è l'obiettivo principale. Damiano, sappiamo che hai avuto un'operazione da poco, intanto come ti senti? Buongiorno, sì, mi sento bene. L'operazione di ernia inguinale è andata perfettamente, mi sono operato a fine settembre, quindi è ovvio che ho perso un po' di allenamento. E i dottori sono anche meravigliati per il mio recupero, nel senso che mi hanno detto un mese a casa, io dopo 2 settimane mi sentivo già bene, grazie a loro. Conferma, mi hanno detto che potevo buttarmi in acqua e cominciare ad allenare. È ovvio che ho perso un bel po' di allenamento. Ecco, quindi l'obiettivo non è a breve termine, ma a lungo termine per te. Ma guarda, l'obiettivo c'è sempre, anche se fosse la sagra della salsiccia, per me è sempre un grande obiettivo. Però è ovvio che realisticamente non possiamo puntare a tutto. Però io scendo in acqua ogni volta per vincere, non scendo per arrivare secondo o terzo. Parlavamo di obiettivi a lungo termine, a cosa punti? Ma quest'anno ci sono gli europei sia in vasca corta che in vasca lunga a agosto a Berlino. Sicuramente l'obiettivo è spostato un pochino verso quello di lunga, perché comunque sia l'europeo in vasca lunga è sempre molto più importante di quello in vasca corta. Poi ogni volta, ti ho detto, step by step si fanno le conclusioni.